parlato da loro contro la natura, che invece con la parola di rendersi la carina. Perché il popolo bielorusso sta protestando questi giorni, anche in questi minuti, perché la gente esce fuori sulle piazze, sulle strade, per protestare contro le falsificazioni delle elezioni bielorusse. Questo è il punto primo. Punto secondo è rilasciare tutti i prigionieri politici che ci sono nelle prigioni. Le prigioni sono piene in Bielorussia in questo momento. E beh, il terzo comunque è Lukashenko deve andare. Sì, il motivo principale è quello che il popolo non è d'accordo con quello che Lukashenko è ancora presidente. Noi crediamo che non è stato giusto, non è stato trasparente, oneste queste elezioni e noi vogliamo che le elezioni sono onesti, che trasparenti e che rifare tutto da zero e scegliere il presidente quello che vuole il popolo. È importante prendere la posizione, allora io chiedo, non riconoscere qui ci sono l'autorità di Lukashenko e che è europeo, cercare di fare il dialogo anche con la Russia, faccia in fretta, perché lì la leva faccia è importante e si trova lì. Almeno le sanzioni. Noi siamo qua perché siamo l'associazione degli ex deportati nei campi nazisti. Nei campi nazisti ci sono finiti quelli che hanno lottato per la libertà e la democrazia. Il caso di cui si discute qua è un evidente caso di mancanza di libertà e di democrazia. Noi siamo con chi si batte per battere Lukashenko, per far rispettare il voto popolare, per libere elezioni e per la democrazia in Europa. Per dare supporto alle persone che sono, insomma, a Minsk in Bielorussia, che stanno lottando tutti i giorni, e per dire no al regime attuale, per dire no alla violenza, per dire sì, insomma, un futuro in una società libera dove dire una propria opinione non ti costa la libertà. Allora, ha un cartello particolare, cosa vuole dire col cartello? Siamo assolutamente convinti che il nostro vero presidente legittimo è Svetlana Tikhanovskaya. E se voi sapete, oggi a Minsk è stata la marcia, diciamo, inaugurazione del presidente vero, che è Svetlana Tikhanovskaya. Si sono radunati, nonostante tutti gli sforzi delle cosiddette forze dell'ordine di dividere vari flussi e vari gruppi di manifestanti, si sono radunati più o meno 100.000 persone di nuovo solo a Minsk. Siamo qui oggi per manifestare la solidarietà della comunità lituana di Milano e italiana nei confronti della Bielorussia e di coloro che stanno subendo una violenza che non si è mai vista in questi termini dopo la fine del periodo sovietico.